Buongiorno. Che fai? Allora, intanto, buongiorno, diciamo buongiorno. Che si è tagliato i capelli. Io vorrei sapere cosa hai tagliato. Niente. Ma dove? Solo qua? Di dietro. Io pensavo ti levassi le tendine del sipario. Se uno si piove, se dovesse piovere, uno si può riparare qua sotto, guarda. La pensilina. Tu sei la pensilina che l'acqua scende e non si bagna, avete capito? Intelligente. Oggi è? San Romeo. Romeo, chi? Romeo? Sei tu Romeo? Romeo, sei tu Romeo? Manca Giulietta. A Giulietta c'è me. Sai che Giulietta Romeo mo torna a Roma allo spettacolo? Io me lo vado a rivedere, era stato talmente bello che me lo vado a rivedere. Allora, stavamo dicendo di notizie che abbiamo sentito, invece, che Adonì è contento del ripristino del bigliettaio sui pullman. Che bella sta notizia! Primo perché più posti di lavoro, e quindi quanti pullman, tipo solo a Roma, quanti pullman ci stanno? Tu lo sai, parlo con Fabione che è appena andato in bagno e sta tornando. Perché di qua, tutti quelli che vedete che ci passano da dietro vanno in bagno. Fabione, vieni. Mi fai una cortesia, mettete un attimo qua così, mi piace quell'immagine. Devi stare fissa a guardare Agonia, fagli un po' di spazio. Guarda là, sei pronto? Buongiorno! Allora io voglio sapere una cosa. Sta cosa del bigliettario mi piace, perché mi ricordo i tempi quando Fabrizio, che io conosco Fabrizio, anzi, ai tempi ci fece un pezzolino, quando Fabrizio. E mi ricordo quando c'era il bigliettario saliva, c'era buongiorno signore. Nessuno si azzardava ad un pagare il biglietto, perché Vabbè, buongiorno, una volta che arriviamo alla tosse puoi andare, guarda. Come sta sembrando? Tanto il topo mangia la bustina, poi va a morire fuori. Non ho capito cosa hai detto, dillo, ripeti. Fabione, mi sembra. Quando? Quando buttano le bustine sotto. Hai visto mai le bustine dei topi che buttano dentro le case pure? No. Cioè nei locali dove stanno i topi. Ah, le bustine. Che poi il topo è costretto, quando mangia quella bustina, cioè va a morire fuori, no? Vuole l'aria, no? Gli manca l'aria. Così mi sembra Fabio. Hai capito come sono i veleni per topi? Cioè il veleno sente la necessità di uscire, quindi con la bustina esce da casa e muore fuori. Povero. Esatto. È un pochino, insomma, dispiace. No, tornando al biglietto. Abbiamo un po'. Allora, la UE avverte Renzi e Renzi avverte la UE, perché voglio dire, Renzi non è che gli ha mai scritto qua. Renzi va a visitare prima la scuola oggi. La scuola di. Che va? Va a visitare la scuola, prima cioè, scuola. Cioè come dire, la UE, l'Unione Europea ha detto Renzi, scusa, lui ha detto no, attenti voi, perché lui ha un po' il carattere così, Allora. E oggi visita la prima scuola. Visita le scuole oggi? La prima via. Come il Papa. Allora, Matteo, non ci detteranno l'agenda, e lì fa subito, fa il pugnetto duro con l'Europa. Invece qui, ragazzi, c'è questa notizia dell'Uganda, hai visto i gay? Hanno fatto la lista nera dei gay, qui bisogna fare qualcosa con questo. Questa c'è, è una cosa... C'è persone che se... Aspetta, questa è una cosa brutta, Cioè i gay li condannano all'ergastolo, è giusto? No. Perché... Bisognerebbe che lì intervenisse non so quale organo mondiale. Ognuno c'ha la vita sua, no? È giusto. Ognuno pisce sa scodola come vuole. Sai che vuol dire? No. Non ti vedo. Fagli la pubblicità al film di Veronesi, che lui ti ammira sempre, no. Una donna per amica. Vai. Per amico. La canzone? No. Una donna per amico. E anche il film di Veronese, dici Veronese, ti faccio la pubblicità, vai, andate a vedere. Veronese, ti faccio la pubblicità. Andate a vedere il film di Veronese. Una donna? Una donna per amico. Per amico. Con Fabio De Luigi. Fabio De Luigi. De Luigi. De Luigi. E Letizia Casta. Letizia Casta. Poi mettici qualcosa di tuo. È una canzone. Eh? Davvero una donna per amico. Oh, esatto, vai. Il mio mestiere è vivere la vita che sia di tutti i giorni sconosciuta. Più volte mette essendo le compagna, a volte imparo, a volte no, no, no. Ta 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 ta. Mi sono innamorato di chi?
non ho capito, ma non so perché. Come da me non è parte, la mia mano si eredita. E catena quando vuoi, i miei pensieri mai. E dimmi quando tu vuoi. Andate al cinema. È importante. A vedere? A vedere una donna per amico. Ma il mio mestiere di vivere. Quindi? Regista. Sì. Veronese. Giovanni Veronese. Bellissimo. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Proprio per te oggi, visto che non sei ancora venuto qui. Giovanni. Mandaci la casta però. La casta? Che cos'è la casta? Eh? Che cos'è la casta? L'attrice. Ah, l'attrice.